È giunto alla settima edizione il Festival Canoro Diventerò una Stella. Da quest'anno la manifestazione sarà itinerante. Sul palco questa sera in piazza Matteotti a Capodorlando a partire dalle 21.30 si sfideranno 18 cantanti in due categorie. Per la prima volta quest'anno il festival si sposta da Rocca di Caprileone. L'obiettivo è quello di portare Diventerò una Stella su tutto il territorio. Il festival Diventerò una Stella ha deciso di andare in giro, quindi si sposterà e andrà a trovare naturalmente delle location in giro per i Nebrodi, ma non soltanto. Quindi partiamo da qui, da Capodorlando. Il primo premio credo che sia quello di dare una canzone ai ragazzi, perché dare una canzone significherebbe dargli una canzone casomai che non è giusta per loro, quindi è quella di coinvolgerli direttamente in studio con me, con Fabrizio, con Vallesi, insomma con autori di esperienza, e scrivere insieme con loro, costruire con loro un pezzo che li calzi bene. Non è come una volta dove c'erano pochi artisti e si vendevano i dischi, adesso c'è una carenza di vendite e c'è comunque una ricerca superiore di non copiare, di essere ultra originali. Questa qui è la difficoltà, però è anche uno stimolo molto buono. Questa sera al lavoro ci sarà anche una qualificata giuria che dovrà decretare i vincitori. Presidente quest'anno sarà Paolo Vallesi, che delizierà anche il pubblico presente con l'esecuzione di alcuni dei suoi brani. Il consiglio è quello che si deve fare le cose per il piacere di farle, per il fatto che comunque mentre le fai stai meglio e tutto questo ti fa comunque vivere bene. Poi se questo porta ad altre cose o no è un accessorio, un po' come dovrebbe essere per i ragazzi che si affacciano al mondo del calcio o a qualsiasi cosa. Insomma, non dobbiamo farci rovinare troppo dalla televisione, usarla nel senso buono, insomma, per far sentire se si ha da dire qualcosa, ma non cercarlo come scorciatoia per qualcos'altro.